Ed eccoci al telegiornale di Rai News. In apertura l'incendio che non si esclude sia di origine dolosa, che questa mattina si è sviluppato nella sala apparati della stazione Tiburtina a Roma. La stazione è destinata a diventare il principale scalo romano, snodo dell'alta velocità, fondamentale per la viabilità ferroviaria nazionale. Sono già pesantissime le ripercussioni infatti sul traffico ferroviario nazionale e alla stazione Termini. Allora diamo subito la linea al nostro inviato sul posto, Matteo Parlato. Matteo. Buongiorno, buongiorno, sono qui con Luca Cari, ufficio stampa dei Vigili del Fuoco. Allora, avete delle ipotesi su cosa ha causato l'incendio? Avete trovato inneschi? Avete qualche informazione in più? No, in questo senso non abbiamo indicazioni, inneschi evidenti non ne abbiamo trovati, quindi non abbiamo nessuna indicazione eventualmente per seguire la pista dolosa, almeno in questa fase. Noi però questa è la fase ancora dell'operazione di soccorso, stiamo spegnendo ancora le fiamme all'interno della struttura, quindi è prematuro sicuramente parlare di ipotesi. Rimaniamo alle fiamme, si era detto prima che le fiamme stavano creando problemi alla struttura. Voi qual è la situazione della struttura e cosa state facendo, diciamo, per difendere la struttura stessa? Beh, innanzitutto l'incendio fin dall'inizio è stato arginato e contenuto all'interno della struttura della vecchia stazione, quindi è stata preservata quella che è invece la nuova parte. Questo quindi credo sia stato il primo intervento significativo da parte nostra, e ancora stiamo spegnendo le fiamme all'interno di questo edificio, e poi verificheremo poi dopo, cioè qual è l'effettivo danneggiamento delle strutture, quindi la possibile resistenza o meno della struttura, ma questo finché non entriamo all'interno è difficile da dire. Ecco, voi avete usato, ci sono 10 squadre dei vigili che stanno lavorando dalle 7 di questa mattina, ricordiamolo, per cui molte ore di lavoro in una situazione anche molto difficile. Quando pensate di poter riuscire, ora le fiamme sono, diciamo, state non domate ma sono più sotto controllo, quando pensate di poter riuscire finalmente a entrare nel posto centrale dell'incendio? Beh, questo ovviamente dipende dalla presenza di fiamme e di fumo, soprattutto del calore all'interno. Ancora siamo in una fase che non ci consente di entrare all'interno, però vedo anche dall'esterno si vedono, insomma, le fiamme si stanno abbattendo rapidamente, sia non si vedono più lingue di fuoco che escono all'esterno, e questo ormai da diverso tempo, ma anche il fumo sembra molto diminuito, quindi speriamo a breve di poter entrare all'interno. Bene, grazie. E ora, se la regia è pronta, vi facciamo sentire una dichiarazione del sindaco di Roma, Giovanni Alemanno.